Il mondo del basket piange la morte di Rolando Owell. L'atleta statunitense di appena 34 anni era stato uno dei protagonisti della fantastica stagione 2004-2005 dell'Orlandina Basket, nella quale i biancazzurri conquistarono la Serie A. Una stagione meravigliosa in cui formò un asse imbattibile con Terrell McIntyre. Proprio con Capo d'Orlando era avvenuto il suo approdo in Europa, che lo aveva fatto conoscere agli addetti ai lavori e portato l'anno successivo ad indossare la maglia di Varese. Una stagione complicata di Owell, che fece più parlare per una rissa in discoteca col calciatore dell'Inter Adriano che per le sue prestazioni. Dopo aver girovagato nei campionati di Mezzomondo, era tornato a Capo d'Orlando per un'altra fantastica stagione dei biancazzurri, quella 2007-2008, quando giocò a fianco di Gianmarco Pozzecco, Slay e Wallace. Fu l'anno dei playoff conquistati con Meo Sacchetti in panchina. L'ultima stagione l'ha disputata 2 anni fa nel campionato libico. Il 23 maggio, a seguito di un malore, Owell si era procurato la frattura di una vertebra cervicale. Era stato ricoverato al Carolina's Medical Center Spinal di Charlotte, nel North Carolina. Le sue condizioni erano gravi ed era rimasto paralizzato. All'alba di oggi è arrivata la drammatica notizia della sua morte. Rolando Owell toglie le mani di Vitali, è arrivato il triplo di Owell da casa sua, incredibile, ho visto tutto sui campi di basket, non ho mai visto questo, incredibile, Rolando Owell, prima triplo di carriera all'ultimo secondo del terzo quarto della partita, applauso per noi.